Oggi facciamo qualcosa di un po' diverso, o famo strano, tanto per, giusto per rompere la monotonia dei videos. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Sasha. Questo qui è il mio canale. Ciao e benvenuti. Benvenuti e ciao. Oggi non facciamo esattamente una video recensione, ma facciamo qualcosa di simile. Facciamo una video paragone. Un video paragone. Oggi vi prendo quattro PodMod di due aziende diverse. Le vediamo bene insieme da vicino. Poi ci faccio i miei giri per un tot di tempo con la magia del video editing. Sembrerà quasi che finito di spacchettarli so già tutto, invece non succede così. Quindi, senza tergiversare ulteriormente, oggi vi faccio vedere queste qua: Oxva Xlim Pro, Xlim SQ Pro e VPU Argus G2 e P2. Queste sono più facili da dire, quindi tavolino! Nelle confezioni dell'Argus G2 e P2 sostanzialmente troviamo le stesse cose, ovvero manuali di istruzioni multilingua, bustina di silica gel da somministrare ai vostri acerrimi nemici, due pod alternative con coil interna in entrambi i casi da 0,4 ohm. Questa è quella della G2 a 3 ml di capacità, questa è quella della P2 a 2 ml di capacità. Sono comunque tutte Pod Argus, quindi sono compatibili con tutte le Pod Argus degli altri dispositivi. Mistici cavetti USB, USB tipo C per la ricarica della vostra batteria interna e due laccetti per appendervi al collo i vostri dispositivi ed essere felici e orgogliosi. Più o meno troviamo le stesse cose anche nella Oxva Xlim Pro e Xlim Pro SQ. Manuali di istruzioni, cavetti mistici, silica gel, pod di ricambio, entrambe da 0,6 ohm. Entrambe da 2 ml e l'accetti per l'orgoglio. E poi ovviamente all'interno delle confezioni abbiamo i dispositivi Argus P2 e Argus G2. Iniziamo con la G2. Le dimensioni sono 121x26,4x15,2. Ha una batteria interna da 1000 mAh. Esce da 3,2 volt a 4,2 volt a 30 watt. Si carica a 2 A tramite questa porta USB tipo C. Qui abbiamo il pulsante multifunzione laterale. Frontalmente abbiamo lo schermo e lateralmente abbiamo questa levettina che ci permette di regolare il tiro. E come vi ho detto prima, la pod di base è da 3 ml. La Argus P2 invece è 56x48,5x17,5 mm. Anch'essa, come tutti i dispositivi di questa video recensione comparazione, esce a 30 watt, 1100 mAh di batteria, quindi 100 in più, 3,2, 4,2, e anche questa si carica attraverso questa simpatica porticina USB tipo C a 2 A, quindi molto velocemente. Qui abbiamo uno schermo che vi farò vedere dopo. Eccolo qua, che si accende tutto illuminato, colorato, bababà. È costituita di lega di zinco e plastica, e la pod standard e anche quella sostitutiva è da 2 ml. La Xlim SQ Pro invece è costituita sì di lega di zinco probabilmente dentro, ma fuori è plastica. Anche lei ha il suo schermo, pod da 2 ml come detto prima, anch'essa ha pulsantino multifunzione e porta USB tipo C per la ricarica della batteria interna, che questa volta è da 1200 mAh, quindi 100 in più rispetto alla P2. Le dimensioni sono 77 54 20 e lo schermetto è anch'esso colorato. Xlim Pro, anch'essa penso lega di zinco, anche se mi sembra un attimino più leggera. Pulsantino laterale 1, 2, 3, 4, 5 s'accende e abbiamo questo favoloso schermetto. E alla base anch'essa porta USB tipo C per la ricarica della batteria interna, levettina per la regolazione
del tiro, che ha anche la SQ Pro, tra l'altro. Eccola qua. 111, 25, 14, ricarica anch'essa a 2A, batteria interna 1000 mAh, uguale a quella della G2. Per questo test utilizzerò due liquidi differenti, il Virginia Plus H2O e il Premier Tabacco Riscaldato Mixture. La guarnizione per accedere al serbatoio della VP Argus è fuori, quindi non è all'interno, e quindi si può andare a riempire il proprio serbatoio senza doverla estrarre dal dispositivo, ma io la estraggo lo stesso per questione di comodità. Solleviamo la nostra guarnizione e ci mettiamo dentro il nostro liquido. Chiudiamo e attendiamo 5 minuti come sempre. Anche la pod della Ox va alla guarnizione all'esterno e quindi è un po' la stessa storia. Apriamo così e ci mettiamo dentro il nostro liquido. Ecco fatto, chiudiamo e lasciamo riposare. Vediamo velocemente le caratteristiche del circuito. Premiamo 5 volte il tasto Fire per accendere il dispositivo. Lucette, eccetera eccetera. Vi vengono proposte tre modalità: eco, modalità risparmio energetico, 1 2 3, SPT, modalità spacco tutto, 1 2 3, modalità normale. In queste modalità non si può regolare il wattaggio. Premendo 5 volte il tasto Fire, 1 2 3 4 5, abbiamo azzeratore di puff, abbiamo modalità power, modalità spegnimento, uscita dal menu. Noi andremo ad utilizzare la modalità power. Tengo premuto e in questo modo andiamo in power mode, e qui premendo 3 volte il tasto Fire, 1 2 3, posso andare a regolare il wattaggio. Da notare che nonostante vada fino a 30 watt, visto che la coil è da 1 ohm, non mi fa salire a più di 14 watt, vedete. Poi torna indietro, ti dice max power. In realtà ho chiamato questo tasto Fire, ma non serve per attivare il dispositivo, diciamo tasto unico. Tenendo premuto il tasto multifunzione, ecco la parola giusta, spegniamo i LED, oppure tenendolo premuto utilizziamo i LED colorati, oppure tenendolo premuto utilizziamo i LED tutti bianchi. Argus G2, 1, 2, 3, 4, 5, tasto multifunzione, lo accende e vibra anche, attenzione. Qua lo schermo è molto più intelligibile, abbiamo un po' tutte le varie informazioni del caso. 1, 2, 3, posso andare a variare il wattaggio fino a 30 watt. Premendo il tasto due volte, 1, 2, entro nel menu scelta modalità, modalità smart ti autocalibra il wattaggio in base al tipo di coil, modalità super è quella dove usi un sacco di potenza, e poi modalità economica come prima, eco, risparmio energetico, e poi si esce. Utilizzerò la modalità smart, non faccio niente oppure tengo schiacciato. Entriamo nella modalità smart, premo 5 volte il tasto Fire. Entro anche qui nella finestra dove posso spegnere il dispositivo, bloccare il dispositivo, spegnere le lucette, oppure fare il clear puff, azzerare il contatore di svampate, oppure uscire. Tengo premuto, esco. Ma vediamo Xlim SQ Pro. 1, 2, 3, 4, 5, accendiamo tutto. Ok. Premendo 3 volte il tasto Fire, 1, 2, 3, andiamo a regolare il wattaggio. Premendo 2 volte il tasto Fire, 1, 2, entro nel sottomenu, modalità Smart, modalità Power, modalità Tema. Tengo premuto Tema e posso scegliere il tipo di tema da usare. Vedete? Tengo premuto questo e abbiamo tutto un sistema diverso. 1, 2, rientro qua, azzeratore di Puff, modalità Smart. Ecco fatto. Se premo 4 volte il tasto Fire, vado a bloccare il tasto Fire. Premo ancora 4 volte e lo sblocco. Xlim Pro, molto più semplice. 1, 2, 3, 4, 5. 25 watt. Vi faccio notare che potrete con 1, 2, 3 click aumentare il wattaggio, ma non oltre quello consigliato per la pod stessa. Ad esempio, questa pod è da 0,6, quindi più di 25 non va. Vi faccio vedere, arriviamo fino a 25.
e poi torna a 5. Ok, tengo premuto, va avanti, non faccio niente, ci pensa un attimo e si sistema. 1, 2, 3, 4, blocco il tasto Fire. In questo caso il tasto serve anche per attivare il dispositivo. 1, 2, 3, 4, lo sblocco. Se premo due volte il tasto Fire, cambia il tipo di colorazione, cioè di fantasia del LED. 1, 2. Oh, che bello. 1, 2. Niente. 1, 2. Per azzerare il contatore di puff devo premere 7 volte il tasto Fire, ma non ce ne frega niente. Bene, dopo questo mega sbatti che mi sono fatto, torniamo al mio capoccione, ci facciamo due svampate e due ragionamenti. Vai di capoccione. Bene, li ho provati per una decina di giorni buona, adesso fatemi fare un bel tiro. Premetto una cosa, non vi è la migliore di tutte, però ognuna ha dei pro, dei contro, dei difettucci o delle cose in cui eccelle. Ad esempio, dal punto di vista estetico, c'è da dire che io preferisco le pod mod quelle lunghe e non preferisco le pod mod quelle a scatoletta, ok? Prediligo questo design piuttosto che questo. Quindi diciamo che tra queste due, che sono quelle che prediligo dal punto di vista di design, questa ha un colore veramente fenomenale come Akuma X Rex, e questa ha una caratteristica che non ho potuto farvi vedere sul tavolino, ma che vi faccio vedere adesso, che mi fa letteralmente impazzire. Questa sì che è la classe made in China, le idee cinesi di lusso. Quindi per quanto riguarda l'estetica e il vezzo, direi che questa è quella che preferisco. So che molti di voi sono interessati alla resa aromatica. Ho provato le due pod, i due tipi di pod, con due liquidi diversi apposta. Uno un po' dolce e uno invece tabaccoso secco, per capire un po' come si comportassero, ok? Secondo me il Virginia Plus esce meglio qua, nel senso nelle pod VPU, perché sulla pod, qua c'è dentro il Virginia Plus di Oxva, lo trovo un po' pungente, nel senso che non so spiegarvi, è un attimino più secchino e il dolce naturale di questo liquido non esce bene. Quindi tra le due preferisco questo. Comunque questo ha un aroma che ci sta, va bene, non è una cosa pazzesca. Questa però secondo me ha una marcia in più, quindi per questo genere direi che VPU ha la meglio. Dico VPU perché qua c'è la stessa coil, no? Mentre per quanto riguarda il tabaccoso mixture di angolo della guancia che ho provato su questi dispositivi, mi dispiace dirlo, però non l'ho trovato soddisfacente in nessuno delle due. Nel senso che io non ci caricherò più un tabaccoso di questo tipo su queste pod, perché innanzitutto lo trovo un po' snaturato, nel senso che se lo provo su un Atom a testine tradizionale o un Atom rigenerabile esce veramente quello che dovrebbe essere, più o meno, poi dipende dal tipo di atomizzatore. Qui invece sembra quasi che ci sia dentro della liquirizia, quindi è troppo, a mio avviso è troppo diverso da come dovrebbe essere, e questo per me non lo rende valido, non rende valida la resa aromatica in entrambi i casi, ok? Perché non va bene, non usateli con i tabaccosi secchi tradizionali organici puliti. Parliamo del circuito, interfaccia grafica, eccetera eccetera. Per quanto mi riguarda, i dispositivi che hanno questo genere di display, che sì, ha diverse informazioni ed è interessante, piuttosto che quest'altro di Oxva, come si accende? Eccolo qua. Questo già è meglio, però questo di Oxva
e questo di Argus, secondo me sono troppo piccoli. Anche una persona che ci vede abbastanza bene, quindi tipo me con gli occhiali, fa fatica a leggere le informazioni. Ci fosse solo scritto il wattaggio sarebbe stato ok, perché il wattaggio lo riesco a leggere tranquillamente in entrambi, però così non colorato e con le informazioni così piccole, piuttosto metteteci meno informazioni ma più leggibili. Non è che se c'è scritto allora va bene, deve avere anche una facilità d'uso. Quindi questa Argus e questa Oxva secondo me hanno un display ampiamente migliorabile, mentre questa Oxval X-Slim SQ Pro e la G2 di WPO hanno due display comunque, nonostante le dimensioni del dispositivo, facilmente intelligibili. Quindi da questo punto di vista io direi che sono quasi pari, però c'è da dire che questa ha comunque la storia della fiamma, eccetera eccetera. Questa di contro ha un'attivazione, in realtà l'unica che ha avuto problemi di attivazione è stata questa Argus G2, nel senso che quando si va ad aprire bene tutto l'airflow, quindi avere il tiro più aperto possibile, ogni tanto non lo sente bene. Schiacci il pulsante, si attiva e poi non ho capito perché, ma lo sente. Però c'è questo genere di inconveniente. Mentre nelle Oxva e nell'altra Argus questa cosa non è accaduta. Situazione condensa all'interno delle pod, dell'alloggiamento delle pod. A mio avviso più o meno siamo lì. Poi dipende sempre se prendete la coil con l'impedenza più bassa, quindi che fa più vapore, quindi tendenzialmente ci sarà un pochino più di umidità dentro, altrimenti ve ne sarà meno. Però in generale si sono comportati tutti e quattro più o meno a pari merito. Passiamo all'airflow. Tendenzialmente, visto che le levettine sono più o meno uguali in tutti e quattro i dispositivi, abbiamo i soliti tiri MTL un po' stretto e MTL aperto, però ho fatto il test tutto chiuso. Se è tutto chiuso, è veramente tutto chiuso? No. Nel senso che questa Argus e questa Oxva, comunque, anche se la levetta è completamente tirata su, passa abbastanza aria. Ok, quindi non è molto veritiero il tutto chiuso. Questa Argus e questa Oxva invece passa poca aria, quindi è quasi veramente chiuso. Se devo dare un voto, questa è quella in cui passa meno aria se è tutto chiuso, è veramente quasi completamente chiuso. Qualcosa passa, ma veramente molto poco. Quindi diciamo che la levetta funziona meglio in questo dispositivo. Per quanto riguarda invece le batterie, siamo più o meno tutti lì. È ovvio che un 100 mAh in più o un 100 mAh in meno te la fanno usare un pochino di più, ma dipende sempre anche dal wattaggio. A volte se il wattaggio è un po' alto, tipo 16 watt, non è che cambia troppo. Certo, se la usi a 10 magari la usi un pochino di più, ma è poca roba. Secondo me non è questo che può fare la differenza o può far andare l'ago della bilancia più di qua o più di là quando è il momento di acquistare un prodotto. In definitiva, sono comunque dei prodotti incredibilmente simili a coppie, nel senso che i due Oxva e i due WPO sono molto simili tra loro, ma veramente che siamo quasi al plagio, ok? Alla fine siamo un po' lì, vi ho spiegato che cosa c'è di pro, cosa c'è di contro, un po' di tutti. Se devo dire la mia, cioè istintiva, nel senso, cosa ti sei ritrovato ad utilizzare di più? Questa. Per il fatto che ha 3 ml e secondo me avere 3 ml invece di 2 significa avere il 50% di autonomia in più.
che non è poco, ok? Non è poco. È vero che se vi piace questa potete comprarvi le pod da 3, però quando andate a comprarla questa ce l'ha già la pod da 3. Quindi mi viene da dire che questa è meglio da questo punto di vista. Ha un circuito con un pochino più di opzioni, diciamo, fa la fiamma qua. Fa la fiamma quando si quando tirate e la cosa ti fa subito diventare la star dello show. È vero che ha fallito un po' di volte nell'attivazione, però comunque questo è il dispositivo che mi sono trovato ad utilizzare più spesso, quindi per me quella che a me è piaciuta di più è questa, ma non significa che sia la migliore, nel senso che magari voi preferite questo genere e quindi preferirete qualcos'altro. Vi ho spiegato un po' quali sono i pro e i contro, vedete voi. Credo di essermi dilungato di brutto, quindi grazie per avermi seguito fino a qua. Se vi è piaciuto il video mettete like, altrimenti niente, iscrivetevi al mio canale, altrimenti mi metto a piangere. E comunque non importa se non ti piacciono le pod mod, niente, utilizza altro. La cosa più importante è che tu rimanga sempre comunque lontanissimo dai chiodi di bara. Ciao!